Non vedo l'ora di conoscerla. Piacere tutto mio. E piacere pure mio. Però prima devo dare lustro a questo stupendo salottino dove albergano figure che hanno reso questa trasmissione ciò che è. E grazie a Dio non ci sono più, solo il fine settimana. Ma chi ce le racconta? Miss Claudia! Suo completino. Salve signorina. Buonasera. Signora ormai. Signora. Ecco, mi vuole presentare anche se li conosciamo tutti, insomma. Ritroviamo tutti questi bei maschioni. E che maschioni! Sì. L'atleta! L'atleta! Possente! L'allievo. Il grande artista Martufello! Il crociato! E lo scienziato pazzo. E poi c'è lei, e poi c'è lei. Queste sono le opportunità di domanda laddove il salottino va chiamato in classe. Signorina Nancy, signorina credo. Sì, lei è signorina. Tutta tempestata da tatuaggi da tutte le parti. Quanti ne ha indosso? No, non mi fa vedere la Sisa. La prima che mi fa vedere la Sisa, scusi, mi perdoni. No, volevo farle vedere il braccio. Ah, il braccio. Oh! Ma poi vedo anche sulle gambe, cioè, sì. C'è l'ira di Dio, cioè, è un'edicola lei. Sono sette. Sette. Quanti ce ne ha? C'è anche uno più sopra. Cioè, nel senso, intendo sulla gamba. Ah, sì, beh, certo. Certo. Mi dica. Allora, sono Nancy, ho 26 anni, vengo da Napoli, in provincia Arzano, ne approfitto per salutare, e canto. Breve. Vuole cantare? Fama che la cavo indifferentemente, tanto saccia che so, per te non so c'è niente, e dammi sto veleno, non aspettati man, che indifferentemente si tu macir in un toriga niente. Ma se potesse su sto corpo l'unica cosa che ci sa sarebbe cancellare tutte cose. Allora Nancy, se voi volete noi se ne andiamo tutti e ve lasciamo sola qua. Scuccia i songo fatiente e che sta nonna mia e io qua sta accesa solo che ci fa t'attacco. Mi perdoni, è la scuola di Mario Merola. Is veo malamente. Nancy, cosa fa lei nella vita? Canta. Sì. È fidanzata, sposata? No, single. È single. Attenzione, un perbacco, una domanda che la riguarda, maestro. La fuga dei cervelli. Mario Balotelli, dopo aver giocato in Inghilterra ed essere tornato in Italia, quest'anno si è trasferito nuovamente all'estero. Sì, già, vabbè, ma dove? In Francia o in Spagna? Spagna. In Spagna. No, in Francia, ah. Gioca con il Nizza. Attenzione. Questa probabilmente la sa. Rocco Siffredi, nato... Che? Nato in un piccolo paesino dell'Abruzzo, da anni vive in Ungheria. Perché Rocco è legato a questo paese? Perché ci ha girato il suo primo film o ha sposato Miss Ungheria? Ha girato il suo primo film. No, ha sposato Miss Ungheria. Mi dispiace Nancy, mi dispiace. È stato breve ma intenso, grazie della dedica canora. Arrivederla signorina, arrivederla, prego. Avanti un altro! Laurenti, venga giù! Benvenuto.